Siamo un'organizzazione di volontariato che realizza progetti sociali ispirati ai valori del metodo My Life Design, come la cooperazione, la responsabilità e l'interconnessione, per un'educazione alla consapevolezza e al benessere. Buonasera a tutti. L'altro giorno, guardando il profilo Facebook di Ilaria Virciglio, che è dirigente scolastica dell'Istituto Ferrara, mi sono accorto che era stato organizzato un incontro dal titolo Educare Perdono. Questo titolo mi ha particolarmente incuriosito, per cui ho chiamato Ilaria e ho chiesto di che cosa si trattasse. Mi ha detto che era stato organizzato da My Life Design, organizzazione di volontariato, e che era un incontro rivolto soprattutto al mondo educativo, con diverse finalità molto importanti. Allora io ho pensato di organizzare questo incontro con chi ha effettivamente organizzato Educare Perdono, e sono qua, e si tratta appunto di Ilaria Virciglio, che è dirigente scolastico dell'Istituto Ferrara, ma è anche volontaria di questa associazione. Poi abbiamo Chiara Tavolanti, anch'essa volontaria, e soprattutto abbiamo Francesca Maccaddino, che è referente regionale di My Life Design, organizzazione di volontariato. Ed è a lei che chiedo di spiegarci, di presentarci questa sua organizzazione, che poi in definitiva significa il progetto di vita. Esattamente, Me lo sono tradotta. è proprio questo il senso. My Life Design è proprio il disegno consapevole della tua vita. Ogni momento puoi decidere di realizzare chi sei e come, attraverso l'ascolto di te stesso. Il metodo My Life Design è stato ideato da Daniele Lumera, che è biologo e nonché esperto di scienze del benessere e soprattutto di scienze della meditazione. Attraverso un'equipe costituita da scienziati e psicologi, ha elaborato proprio questo metodo che aiuta chi si apre a questa possibilità a disegnare consapevolmente la propria vita. Questo metodo si basa su dei pilastri che sono la consapevolezza, l'interconnessione, la responsabilità, la casualità, la causalità e soprattutto una nuova idea di felicità e benessere. Mettere insieme questi elementi attraverso delle pratiche che hanno alla base il respiro consapevole, ma che poi si evolvono in pratiche di attivazioni bioenergetiche e meditazione, ti permettono di poter entrare in ascolto di te stesso e proprio avere quell'evoluzione di vita dove quel malessere, quella sensazione di pesantezza che spesso sentiamo e non comprendiamo da dove arriva, può veramente trasformarsi perché ascoltata, perché accolta. Tutto questo fa parte in genere di percorsi personali, ma a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di poterlo portare all'esterno, soprattutto in quei contesti in cui un percorso personale non è semplice da realizzare. Proprio come quello delle carceri, come quello delle scuole, ma anche negli ospedali, soprattutto nel personale sanitario, ma in genere nella salute, nell'ambito proprio della tutela della salute, dell'ambiente, ma anche dell'integrazione sociale. Ed è questo che portiamo nel mondo. Educare perdono è nato proprio da un'esigenza. E in questi ultimi anni, e soprattutto in questi ultimi mesi, si sente spesso parlare di povertà educativa, di difficoltà nella relazione tra ragazzi e docenti, ma anche genitori e figli. E quindi abbiamo deciso di portare una possibilità di ascolto, secondo proprio il metodo My Life Design, di cosa significa educare, ritornare proprio alla sua accezione base. Cosa è educare? Educare è portare fuori dell'altro la parte migliore di se stesso e quindi portare l'altro a poter esprimere le sue potenzialità, la sua unicità, senza essere giudicato, senza essere limitato dalle credenze di chi o dai limiti di chi ha questo ruolo. Quindi prima di tutto portare la persona che ha un ruolo educativo all'ascolto di se stesso, a liberare tutto quello che è in lui. Crea dei limiti, ma aprirsi alla vita dell'altro e grazie a questo poter dare Allora, possibilità ti evolutiva. devo fermare, non perché non mi piace ascoltarti, ma perché dobbiamo fare in modo che questo messaggio arrivi in maniera più chiara alle Certo. persone. Con questo non dico che non sei
stata chiara, però devi ammettere che i concetti sono concetti abbastanza nuovi e molte volte quando c'è qualche cosa di nuovo viene, diciamo, non viene recepito immediatamente. Quindi Certo. dobbiamo fare in modo che i vostri messaggi arrivino ai nostri telespettatori. D'altronde questo è lo scopo anche di questo incontro. E per essere chiari possiamo fare parlare anche Chiara Tavolanti, poi facciamo parlare Ilaria perché voglio capire perché lei ha partecipato con interesse, oltre al fatto che è una volontaria, capire perché ha partecipato come dirigente scolastica a questa, diciamo, associazione, partecipa a questa associazione. Allora, Chiara. Sì, allora io sono una volontaria, come diceva Filippo, ma conosco Daniel e il movimento, diciamo, che è nato a partire da Daniel da tanti anni, dal 2017. Non esisteva l'associazione, non esistevano tutti questi progetti, ma allora io conobbi Daniel attraverso il percorso che ad oggi si chiama Scuola del Perdono. Il perdono che non è semplicemente il perdono che noi possiamo concepire secondo appunto la nostra cultura anche cattolica, ma perdono vuol dire donarsi, donare se stessi e andare al di là, oltre tutto quello che di doloroso può esserci nella nostra vita. Quindi grazie a questo percorso, dico io, diciamo, ho fatto proprio esperienza, diciamo, di questo valore importantissimo e che poi è stato calato appunto all'interno di questo evento di cui si parla, Educare Perdono, affinché le generazioni, e quindi i giovani, gli adulti, i ragazzi e tutti coloro che vivono dei disagi importanti possano incontrarsi proprio facendosi dono nella sofferenza, nel dolore, per scoprire quello che c'è al di là della sofferenza. E quindi la gioia, il rinascere, il liberarsi da pesi che si portano per tanti anni anche. Che sia nell'ambito scolastico, perché i ragazzi portano comunque le sofferenze delle proprie famiglie, nell'ambito del carcere, e lì diciamo, stiamo avendo un'esperienza bellissima con il carcere del Pagliarelli, e lì anche sembra impossibile, ma lo è stato, cioè si è realizzato questo sogno di creare la stanza della meditazione, la prima in Italia. L'associazione non era mai riuscita, perché comunque diciamo, non c'era stata l'occasione, l'opportunità, ma a Palermo sì, della prima stanza di meditazione. E lì. Confesso che vi ascolto con un pochettino di scetticismo, però Sì. dico, voglio essere smentito. Sì, anche lì è anche diciamo, una scoperta per noi, una cosa nuova per noi, quindi siamo qui poi ad aspettare, diciamo, insieme a tutti voi che questa cosa, diciamo, Allora, si possa nel realizzare. campo prettamente educativo, perché io vedo che i campi di azione vostri, che ho studiato parecchio su questo argomento, sono ambiente, economia, educazione, eventi, giornata internazionale del perdono, giustizia, Sì. Sì. integrazione sociale, poi Italia gentile, salute, varie. Quindi Sì. non so se arriveremo a trattarli tutti questi argomenti, però mi interessa parecchio il ragionamento che si fa per quanto riguarda l'educazione nelle scuole. E chi meglio di Ilaria ci può dire qualcosa? Sì, Filippo, grazie intanto per questo spazio di parole e per l'interesse che hai manifestato a questa, diciamo, iniziativa. Io posso raccontare la mia esperienza. È quello che mi ha portato anche a diventare una volontaria appunto della My Life Design ODV. È un'esperienza che nasce come sempre dai semi di sofferenza, perché ho affrontato un periodo chiaramente in passato difficile della mia vita e per puro caso mi sono ritrovata a leggere un libro esperienziale, come lo chiamo io, perché comunque sono testi che vanno praticati e non letti come saggi di, insomma, comuni o romanzi comuni. E da lì diciamo, mi sono, come dire, proiettata verso quell'ascolto di cui parlava Francesca.
poco fa attraverso appunto la meditazione. La meditazione che non è una tecnica, non è un fare, ma uno stato dell'essere. E questo mi è servito molto non soltanto per uscire, diciamo, fuori dal periodo difficile che come tutte le persone del mondo mi trovavo ad affrontare, ma anche per portare nella mia professione, dei valori molto radicati, diciamo, in me. Si tratta di cercare comunque al di là delle difficoltà di portare la luce dove c'è il buio e concretamente significa prendersi cura anche delle persone ultime e di insegnare ai ragazzi per anche scaricare in maniera positiva le tensioni emotive che spesso si portano dentro le classi perché Chiara, giustamente da insegnante, diceva i ragazzi portano dietro la loro storia ed è vero, ma anche gli adulti portano dietro la loro storia, si portano dietro la loro storia. Quindi questo serve anche ad alleggerire le tensioni, ad alleggerire la deregolazione emotiva che c'è adesso abbastanza presente nella società occidentale moderna. E quindi sono degli strumenti proprio pratici, una cassetta degli attrezzi che ognuno di noi si può portare dietro per evolvere nella dimensione dell'essere e non del fare. E quindi questa è la mia esperienza. Mi ero, diciamo, anche un po' in quel periodo a cui accennavo, concentrata sul fatto appunto del fare. Mi identificavo completamente con una professione, avendo trascurato la sfera dell'essere, che invece è quella che ci riporta alla vera radice di noi stessi in tutti i contesti. Hai ragione, bravissima. Se posso concludere, Sì. scusami, proprio per No, l'ambito volevo educazione. collegare anche, l'altra domanda era, quindi ti puoi collegare benissimo, che cosa sono i dialoghi sul perdono nelle scuole, perché una volta che abbiamo parlato di scuole volevo completare questo argomento, però tipo, Sì, puoi no, dire, volevo ti interrompo. solo, proprio grazie al contributo di Chiara e di Ilaria, portare concretezza in quello che noi intendiamo per mondo educativo e quindi quello che noi portiamo è una visione un po' diversa, che è quella dell'educazione dell'essere, che è alla base poi del saper fare, del sapere, dell'apparire. Saper essere ti permette di poter ritrovare una dimensione di vedere il mondo attraverso un'altra prospettiva. E allora volevo un po' condividere con voi una frase che rappresenta il metodo del Malafide Design nel mondo educativo, quindi il Malafide Design Educational, attraverso una frase di chi è responsabile di quest'area attraverso l'associazione, che è proprio Valeria Pompili. E lei dice così: la realtà è determinata dagli occhi dell'osservatore. Educhiamo allora alla consapevolezza lo sguardo interiore di chi osserva. Ed è quello che è alla base del Malafide Design Educational, quindi cosa portiamo attraverso il metodo nel mondo educativo. I dialoghi del perdono I dialoghi nelle del... scuole. Sì. I dialoghi del perdono sono proprio un momento, uno spazio che viene dedicato Cioè, ai materialmente ragazzi. come avviene l'approccio e quindi come si consuma tutto, diciamo, il vostro percorso. Sì, è uno spazio dedicato proprio ai ragazzi, nel senso che una scuola che sente proprio il richiamo di poter condividere questi valori e invita uno di noi responsabili, comunque intanto invita l'associazione a partecipare, poi attraverso i tutor esperti del metodo si crea questo dialogo con i ragazzi dove si fa vivere e comprendere ai ragazzi cosa significa perdono. Noi perdono, come ha spiegato Chiara, non intendiamo in senso religioso, ma in senso assolutamente laico. Infatti, se noi pensiamo alla parola perdono come per trattino dono, cambia totalmente il senso. Ed è quello che portiamo sia nelle scuole che nelle carceri. Quindi per donare tutto quello che abbiamo dentro, tutto quello che ci crea malessere, ci crea blocchi, ci crea paura. E allora noi lo doniamo come? Attraverso l'ascolto di questo dolore. E come lo ascoltiamo? Respirandolo, attraverso proprio delle tecniche specifiche di meditazione che permettono di entrare in ascolto di tutto quello che dentro di noi si muove e grazie a questo ascolto lavorare quello che noi sentiamo,
sempre senza giudizio, perché non c'è giusto o sbagliato in quello che sentiamo, e questo ci permette poi di poter fare un salto di vita, dove doniamo tutto quello che ci è successo e apprendiamo che grazie a quell'evento, grazie a quell'emozione, grazie a quella situazione, questo ci permette di crescere. La vita ci sta dando la possibilità di fare un salto evolutivo e far sì che quello che noi pensavamo che era un problema, che era una crisi, che era un limite, in realtà ci sta dando la possibilità di comprendere il valore della vita. È questo che portiamo con i ragazzi e lo portiamo anche Però nelle carceri. Certo. una domanda io ve la devo fare, per forza. Io, qual è il rapporto con la religione? Sia personale e anche dell'associazione, per capire, per carità. Io, Noi ci perché poniamo questo, intenti. diciamo, questo interrogativo, come me lo sono posto io, se lo possono porre anche altri. Quindi è giusto Certo. porre la domanda per Noi ci questo. poniamo come associazione in senso assolutamente laico per poter arrivare a tutti, senza limiti di impostazione religiosa. Ma noi collaboriamo con il mondo cattolico, con tutte le dimensioni religiose in realtà. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo creato varie relazioni. Una delle più recenti è quella con Don Francesco Fiorillo del Monastero di San Magno, dove abbiamo organizzato proprio quest'anno la Giornata Internazionale del Perdono. E quando si parla di respirazione consapevole, di ascolto di se stessi, di silenzio interiore, non si va contro nessuna religione, anzi, si accoglie qualsiasi ambito religioso perché c'è anche una parte spirituale dentro di noi, la nostra propria consapevolezza di essere in questa vita. E quindi è normale che si parla di anima, si parla di cuore, ma in senso assolutamente laico, proprio per aprirsi alla possibilità di arrivare a tutti, senza nessun vincolo religioso, ma proprio a che si crea una relazione interreligiosa, cioè tra tutte le religioni che siamo a supporto proprio della crescita dell'essere umano, dell'evoluzione dell'essere. Quindi abbiamo anche tantissime sia suore che preti che in realtà fanno parte, supportano la presenza della nostra associazione. Qui a Palermo, ad esempio, abbiamo creato un bellissimo rapporto con Fra Loris, che è il cappellano del Pagliarelli, e abbiamo avuto, grazie all'evento di Educare Perdono, la Quindi non possibilità c'è di nessuna conoscere Don contrapposizione, Enzo Volpe. No, no, questo è quello assolutamente che no. io No, no. mi Noi aspettavo. non creiamo contrapposizioni né muri. Il nostro obiettivo è quello di creare ponti tra tutte le realtà sociali, economiche e tutte le associazioni con cui Quello che dice condividiamo pure valori. Papa Francesco, questo dice in sostanza. Esattamente, sì. E allora, vediamo cosa hanno da dire sia Chiara che Ilaria, se c'è Voglio qualche, aggiungere. se volete aggiungere qualche cosa. Appunto perché prima della trasmissione vi dicevo siete liberi di dire quello che volete, io non vi vorrei condizionare con le mie domande, che sono qua una miriade, però il tempo è. No, allora io quello che posso aggiungere è, dico, la mia testimonianza, così come ho fatto poco fa, dico, sicuramente è un'esperienza, un percorso, no? Che dura da tanti anni e la gioia, quella di condividere con persone, con i volontari questa esperienza, la possibilità di farmi anche strumento, cioè di essere uno strumento di cambiamento per la mia terra. Perché nell'ambito scolastico in particolare, dico, io vedo, sento la sofferenza dei ragazzi, degli insegnanti e anche nel sociale, perché dico, mi sono sempre occupata di volontariato nella disabilità, con gli anziani, quindi questa mancanza di consapevolezza di cui parlava Ilaria, dell'essere e non del fare. Io ho visto nel metodo di Daniel e nella ricchezza che sono anche i suoi operatori e i volontari, quindi la voglia di portare Dico, il questo. metodo non è uguale per tutti, cioè è un metodo che può essere applicato sia per quanto riguarda i ragazzi, poi gli anziani, però di volta in volta cambiano le Certo, tecniche, va comunque va modellato, adeguato, va sostanzialmente. adeguato in base all'utenza che in quel momento abbiamo. Ci ha richiesto perché dico noi siamo a servizio, quindi chi vuole dico, ci contatta e organizziamo insieme, quindi c'è una cooperazione, c'è un interscambio, un'interconnessione con le persone che comunque chiedono la nostra presenza, che sia la scuola, che sia il carcere, che sia l'università.
insomma, gli enti privati che ci coinvolgono. Cioè, diciamo che questo bisogno, questo desiderio di incontrare, di incontrarci, di incontrare questi valori che purtroppo nella nostra società si sono un po' persi, però noi diciamo, vogliamo, diciamo, siamo appunto a servizio di questi valori, tramite il metodo, tramite la voglia di metterci in gioco noi stessi prima di tutto, perché diciamo, la mia esperienza con l'associazione diciamo, nasce tempo fa, ma io nel frattempo ho iniziato anche un altro percorso proposto da Daniel che si chiama Filodoro, quindi sono una ricercatrice in qualche modo di questi valori nella mia vita e questo diciamo, è il valore che ho dato in generale e io insomma, sono qua anche per questo, E ecco. allora, Ilaria, tu da quanto tempo fai parte dell'associazione? Io mi sono avvicinata all'associazione nel 2020, la pandemia per me è Quindi eri ancora, stata. perché la domanda è, eri ancora all'altro istituto? Sì, Tu la quest'anno. pandemia, ti dicevo Filippo, è stata, diciamo, molto utile in questo senso, proprio a riprova che tutte le cose difficili della vita possono avere anche una prospettiva diversa, si è rivelata veramente utile perché lavorando anche da casa. E cercando diciamo di armonizzare anche questa esperienza molto difficile come è stata per tutti noi, mi sono ritrovata ad avere più tempo per stare con me stessa, con questo metodo e di conseguenza da lì ho intrapreso questo percorso. E come viene applicato nella tua scuola questo metodo? Il metodo, allora, chiaramente diciamo Chiaramente è più che facile applicarlo adesso che sei al Ferrara. O si no? può applicare ovunque. È chiaro che se parliamo di una diciamo, azione dentro le classi, ovviamente sono gli operatori qualificati che abbiamo, diciamo, con noi, adesso magari Francesca ti potrà raccontare meglio di questo progetto della Giunti che finalmente diciamo, è stato riconosciuto dal MIUR, dal MIM anche il metodo, cioè le scuole gentili e di conseguenza i formatori e gli insegnanti avranno la possibilità di fare dei corsi proprio specifici. Questo chiaramente viene fatto su formazione o verrà fatto su formazione degli insegnanti, su formazione specifica. Ti posso dire che il fatto di aver affrontato personalmente questo percorso mi aiuta molto a appunto cercare di a livello comunicativo e relazionale impostare delle relazioni che sono basate sull'essere. Quindi se sono io sintonizzata su questo canale dell'essere, non del fare o dell'apparire. Non voglio peccare di presunzione, però dico tutto il contesto della comunità che poi vado a Entra in dirigere beneficio. si sintonizza in un modo o nell'altro, chiaramente chi più e chi meno, e quindi è stato importante per me recuperare questa dimensione perché cerco, quantomeno ci provo, di portarla nel mondo, Applicarla, quindi di portarla proprio nel ho mondo, sì. sentito gentile, però volevo parlare anche del Movimento Italia Gentile. Certo, l'Italia alcune volte è poco gentile, però. Proprio per quello c'è il movimento, Filippo. Mi avete particolarmente stupito in alcune cose che avete fatto, però l'avete fatto. Ecco, di che cosa si tratta? Guarda, il Movimento Italia Gentile nasce proprio durante quel periodo critico che un po' tutti abbiamo attraversato, che è quello del lockdown. Proprio in quell'anno Daniel stava scrivendo il libro Biologia della gentilezza con Immacolata De Vido, Immacolata De Vivo, scienziata di Harvard che si occupa delle patologie relative ai tumori e studiava come il valore della gentilezza in realtà poteva essere di supporto a chi affrontava questo percorso. E diventava una vera e propria risorsa di guarigione.
Insieme a Daniel hanno unito la parte scientifica con la parte delle antiche tradizioni millenarie, nonché proprio la parte anche delle neuroscienze, per capire come la gentilezza riesce a trasformare le persone. Perché la gentilezza che noi portiamo è un vero e proprio valore, non è un fare, non è una parola gentile. Quello viene dopo. Prima di tutto è un valore che scopri e che vivi in te. Studi scientifici hanno dimostrato che quando si sta in una stanza con una persona che è depressa, dopo 3 mesi anche tu diventi depresso. La stessa cosa però, mettiamola in senso positivo, se stai in una stanza con una persona gentile, dopo 3 mesi questo si propaga e si propaga in tutte le dimensioni, quindi nel mondo scolastico, nel mondo aziendale, ed è quello che portiamo l'esperienza della gentilezza. Cosa è successo? Grazie poi al libro che è uscito, Biologia della gentilezza, tante persone che erano in cammino nel percorso hanno cominciato a voler portare a terra questa gentilezza. E come è nato un vero e proprio movimento. Io non so se durante quel periodo ti ricordi c'era il caffè gentile, il Sì, caffè sì. sospeso, il libro sospeso. Erano un po' le piccole iniziative che nascevano dai privati per creare proprio quell'atto di gentilezza, di presenza verso l'altro. E da lì è nato proprio il Movimento Italia Gentile, che accoglie comuni, scuole, nell'intento di creare una progettualità sociale di un territorio che si apre al valore proprio della gentilezza. Quindi noi facciamo degli incontri informativi con gli enti, in cui spieghiamo che cos'è il valore della gentilezza, ma in genere la biologia dei valori, quindi la gratitudine, la felicità, il perdono e soprattutto poi l'effetto dell'interconnessione, perché se noi ci rendiamo conto che siamo parte di questo mondo, noi siamo un piccolo attore di un mondo ancora più grande, che noi abbiamo anche la responsabilità in questo mondo di ogni nostra scelta, di ogni nostra azione, allora cambia proprio la prospettiva con cui noi ci poniamo nella vita e di conseguenza cambia tutto quanto. E da qui nasce il E allora Movimento Italia Francesca, abbiamo Gentile. ormai, siamo arrivati alla conclusione. L'ultima domanda e poi puoi pubblicizzare la tua iniziativa. Progetto pilota Liberi Dentro, certo, fatto negli istituti penitenziari. Mi è sembrato, diciamo, un controsenso, però Sembra, se era un modo il titolo è uno stimolo era un stimolo. appositamente, è uno stimolo appositamente, Francesca. Ci siamo resi conto in Però ho questo. colto io. Sì, nasce da un'esigenza importante. Ci siamo resi conto che nell'ambito giustizia, le persone che stanno nelle strutture detentive negli anni della pena, in realtà non c'è un miglioramento, una crescita, un'evoluzione di queste persone. Quindi quando poi escono, in realtà escono abbrutiti da quel periodo e infatti la percentuale di recidiva arriva al 70%. Questo ci ha fatto riflettere sul fatto che è importante aiutare e supportare queste persone che hanno quel periodo in una struttura chiusa dove non hanno motivazioni, non hanno spinte molto spesso a dedicare quel tempo a se stessi. Liberi Dentro nasce da questo, nasce proprio per portare la possibilità a queste persone di comprendere che la libertà, prima di tutto, è uno stato interiore. Questo momento per noi è importante perché vogliamo dirvi che la nostra associazione è presente sul territorio qui a Palermo, è presente attraverso scuole gentili, è presente attraverso dei programmi che sono stati realizzati a Pagliarelli e che sono ancora in corso, tra cui Caro Amico Ti Scrivo, Liberi Dentro appunto, e la stanza della meditazione. Per cui chiediamo a chi ci sta ascoltando in questo momento di poter essere di supporto a questi progetti, perché sono dei progetti molto concreti e che Ecco, stanno in portando che modo, proprio. diciamo, in che modo possono essere di supporto? Noi qui poi ora vi chiediamo di collegarvi al nostro sito che è www.mylifedesign.org, dove c'è un'area dedicata a Dona Adesso, in cui è possibile fare una donazione alla nostra associazione per sostenere questi progetti sociali, perché stanno portando un reale cambiamento nei contesti in cui ci siamo trovati ad operare. Perfetto. Grazie. Per oggi abbiamo completato, io vi ringrazio tantissimo e Grazie. grazie ai telespettatori, buona serata a tutti.